La cooperativa sociale CILS nasce a Cesena nel 1974 ed è oggi un punto di riferimento per l'inserimento lavorativo dei disabili. In occasione del 45esimo anniversario della cooperativa, un grande evento per l'inaugurazione del parco del centro residenziale, che si presenta completamente rinnovato e riqualificato e che è stato intitolato ad uno storico presidente CILS, Gigi Degli Angeli, scomparso da qualche anno. L'inaugurazione del parco avviene anche in concomitanza con i festeggiamenti del 30esimo anniversario del centro riabilitativo stesso, intitolato a Fabio Abbondanza, anch'esso storico presidente CILS. Una giornata molto speciale. Intanto partiamo dall'inaugurazione del parco Gigi Degli Angeli, anche una riqualificazione di questo luogo. Sì, oggi festeggiamo in quest'anno il 30esimo della comunità Fabio Abbondanza e anche del parco. E quindi aveva necessità di essere strutturato per renderlo più accessibile alle carrozzine, alle persone con difficoltà di deambulazione. Quindi la cooperativa ha deciso di fare questo investimento e di intitolarlo a Gigi Degli Angeli, che è scomparso poco tempo fa, che per 30 anni è stato un consigliere d'amministrazione della cooperativa e per 10 di questi 30 anni è stato anche presidente. 45 anni di cooperativa CILS, anche un traguardo veramente importante. Questo è un altro anno, un altro anniversario importante. 45 anni, la cooperativa è nata da una scommessa e da una sfida. La sfida era quella di contrapporre alla cultura dell'assistenzialismo la cultura della piena integrazione delle persone con disabilità. E la scommessa era quella di dimostrare che in ogni persona ci sono delle risorse, anche se nascoste. E questi talenti nascosti hanno dato vita ad una impresa che occupa 430 lavoratori, 80 persone con disabilità complessa e altri 80-90 persone invalide.